La trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto è tornata a parlare ieri sera della morte di Provvidenza Grassi, la ragazza messinese scomparsa tra la notte del 9 e 10 luglio, il cui corpo è stato trovato nei pressi del cavalcavia Bordonaro a Messina il 23 gennaio scorso. Troppi ancora i dubbi e gli interrogativi sulla morte della giovane commessa. Gli inquirenti ufficialmente propendono per l'ipotesi di un incidente stradale, ma sono tanti i dettagli che non aiutano a fare chiarezza sulla vicenda, dai jeans che Provi ha indossato alla cena di quella notte a Rometta in compagnia del fidanzato e poi trovati nell'appartamento della ragazza, al guardrail danneggiato della tangenziale, rimasto per mesi lì senza che nessuno si accorgesse di nulla, la macchina poi trovata troppo pulita per essere stata incastrata per tutti questi mesi tra la fitta vegetazione in balia delle intemperie. Ad infittire, se possibile, ancora di più il mistero, il posto del ritrovamento del corpo di Provvi, accanto ad una cabina dell'Enel, in una zona urbanizzata, abitata e collegata anche da una stradina di accesso che passa proprio sotto il cavalcavia di Bordonaro. Sempre nella trasmissione di ieri sera hanno destato scalpore e indignazione le parole di due carabinieri catturate in una registrazione che, senza mezzi termini, insultavano Provvidenza e il padre. Sì, ma il padre è un coglione, poi lo conoscerai tanto che perdi. Un strano nel senso che comunque questa è la puntata. Parole in libertà da parte di due rappresentanti dell'arma che hanno indignato l'opinione pubblica e che non possono passare sotto silenzio.